Pronti con l'amministratore delegato del Palermo, Pietro Lomonaco. Direttore, buon pomeriggio, grazie di essere intervenuto. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a tutti voi. Allora, direttore, prevale la soddisfazione per i progressi, direi tangibili, in termini di personalità, di identità tattica, di qualità del gioco che il Palermo e Gasperini continua a mostrare, o il rimpianto per una gara che era certamente alla portata del Palermo? Sì, effettivamente della giornata di ieri ci resta un grande rammarico per non aver centrato i tre punti, tra l'altro ampiamente meritati per quello che si è espresso in campo. Però guardiamo a quello che è il bicchiere mezzo pieno. Tre partite che il Palermo ha inanellato una serie di risultati positivi, dopo 13 partite per la prima volta non prendiamo gol, sono dati che insieme alla crescita del gioco intesa in senso generale sono dati che confortano e ci spronano a continuare su questa strada, a cercare di fare sempre meglio. Se a questo poi uniamo il fatto che ieri c'era molta più gente rispetto all'ultima esibizione, evidentemente la nostra gente comincia a stringersi attorno a questa squadra, e questi sono fattori importanti. Sì, è una squadra che mostra un'identità, un gioco codificato e una forma mentis che piace, perché è una squadra audace, estremamente propositiva. Anche ieri ha aggredito la partita contro un Torino che, a dispetto del tanto decantato 4-2-4, ha praticamente rinunciato a giocare, in particolar modo nel primo tempo, una serie stucchevole di retropassaggi, direi una fortissima densità nella propria metà campo e un gioco a dir poco sparagnino. Lei se lo aspettava da Ventura questo tipo di atteggiamento? Diciamo che la prerogativa del gioco di Ventura si basa essenzialmente su questo possesso palla che parte dalle retrovie, quindi questo possesso palla esasperato, questo giro palla continuo, e quindi appoggiarsi continuamente su un portiere che, tra l'altro, fra le altre doti che dimostra di avere, c'ha anche quello di una buona tecnica di base, non intesa come tecnica del portiere ma proprio come tecnica di un calciatore aggiunto, quindi la squadra si appoggia molto su di lui. Certo, gioco stucchevole, gioco che irrita anche di totale rinuncia, e noi l'abbiamo ben interpretata la partita, ci è mancato il gol. Tra l'altro, partite di questo tipo, quando sfiori la segnatura a più riprese e non ti riesce di passare, il più delle volte queste partite le perdi, e anche quella è una nota di merito. Non averla persa. Assolutamente. Direttore, abbiamo visto tante conclusioni dalla distanza. Ovviamente il Torino faceva grande densità, copriva molto bene il campo, quindi si faceva fatica a entrare con l'1-2, a trovare la profondità. Il Palermo ci ha provato tante volte da fuori, Kurtic, Donati, Ilicic. Ecco, Gile ha risposto da par suo. Ventura ha parlato di parate ordinarie, più spettacolari che difficili. Lei è d'accordo? Beh, che Gillette fosse un buon portiere l'ho sempre saputo. Sono tanti anni che lo vedo parare, ma che fosse Superman non l'ho mai verificato, non l'ho mai constatato. Quindi se Ventura dice che è norma quello che ha fatto ieri Gillet, è da considerare un Superman, e io non me lo ricordo come un Superman, me lo ricordo come un buon portiere, ma certamente non un Superman. Ieri era un buon portiere che ha avuto una giornata speciale e ha parato di tutto. Vogliamo parlare anche di Paolo Dybala, perché ovviamente non è stata una prestazione impreziosita da chissà quali giocate, ma tatticamente il ragazzo ha interpretato bene il suo ruolo, cioè si è mosso molto, ha fatto la sponda, ha cercato un po' di portare via il cosiddetto uomo dalla difesa del Torino, difficoltà comunque fisiologiche, il ragazzo deve crescere molto sul piano tattico e anche sul piano fisico, ma questo si sapeva già, no, direttore? Intanto il ragazzo è un 93, infatti. È la prima partita in assoluto che giocava in Italia in un campionato già difficile di suo. Nella sua patria ha giocato presumo una
ventina di partite, ma in B, non in A, facendo anche bene. Quindi diciamo che è un giocatore praticamente vergine, giocatore di buone possibilità, di ottime potenzialità, che può solo crescere. Noi siamo soddisfatti della sua prima apparizione, non era facile entrare in campo e sobbarcarsi tutto il peso del nostro attacco. Non dimentichiamo, e questo nell'analisi della partita volutamente noi non l'abbiamo mai rimarcato, perché ci piace segnalare l'efficienza del gruppo inteso come squadra, ma non è facile a una squadra come la nostra privarla di due elementi nello stesso settore così importanti come Mikko e Brienza, che sono la tecnica e il valore aggiunto alla squadra. Venire meno all'ultimo momento contemporaneamente di tutti e due i giocatori non è stato un danno non di poco conto. Però nonostante ciò penso che la squadra abbia disputato una buona gara e che meritasse sicuramente il risultato pieno. Direttore, anche Brienza ha avuto un problemino dell'ultimo istante, dico, sarebbe partito titolare in caso contrario? Ma insomma, sono giocatori importanti, sono giocatori che elevano il tasso tecnico della squadra, quindi non si può prescindere dai giocatori di tasso tecnico importante. No, quindi... le chiedevo se avesse avuto un problemino Brienza, se per questo è partito alla panchina. No, un problemone, ah. Tutti e due erano praticamente out per la gara. Il fatto che siano andati in panchina è da elogiarli solamente, perché sono stati loro che, nonostante il problema fisico che li tirava fuori dalla gara, hanno voluto essere della partita, hanno voluto stare con il gruppo e anzi hanno rischiato entrando in campo in condizioni meno male per cercare di sbloccare il risultato. Però quindi diciamo che da un punto di vista fisico loro non erano certamente da considerarsi della partita. Direttore, al di là ovviamente del Miccoli Day contro il Chievo, questa squadra gioca, produce davvero tantissimo, segna poco. Esiste un problema del gol, un problema di prolificità legata anche agli uomini? Si può correggere in sede di mercato? Si correggerà a gennaio? Guarda, intanto il mercato non è che sia il toccasana di tutti i mali, se no sarebbe troppo comodo, troppo facile. La bacchetta di Mago Zurlì, e allora si fanno gli innesti. Certamente se gli innesti che si dovessero fare eventualmente dovessero risultare innesti di qualità, elevando il tasso tecnico di una squadra che sa stare in campo, che sa fare, sa interpretare la partita, aumentano anche le possibilità di ottenere dei buoni risultati. Budan ha davvero collezionato pochissimo, direi, minutaggio, quasi nullo nel corso di questa stagione. È anche unico per caratteristiche nel roster di attaccanti del Palermo, perché è l'unico terminale di peso, forte nel gioco aereo. Ecco, perché al momento Giampiero Gasperini non lo ha considerato? Non vede proprio il giocatore? Non ha ritenuto adatte? Prego. Assolutamente no. L'allenatore ha dimostrato di dare campo libero a tutti i componenti della rosa. Se voi guardate, c'è stato spazio praticamente per tutti. Con l'allenatore precedente giocava Bertolo, poi è entrato Morganella, Garcia ha giocato a tempo pieno, gioca Pisano, gioca Kurtic, eccetera eccetera. Quindi mi sembra, ha giocato Dybala, mi sembra che l'allenatore non abbia prevenzioni assolutamente verso nessuno. Verrà buono anche Buda, che è da elogiare sicuramente per l'attaccamento che ha verso la società, di conseguenza verso questa maglia, di conseguenza darà anche lui il suo apporto. Direttore, ovviamente il gioco sulle corsie, le catene sulle corsie sono una prerogativa preponderante del calcio di Giampiero Gasperini. Abbiamo visto ottimi risultati in questo senso, Morganella e Garcia stanno certamente trovando continuità di impiego, anche di rendimento. Però c'è forse una componente psicologica, i due ragazzi sembrano far molto meglio, essere più sereni in trasferta che non al Barbera, dove qualche mugugno, qualche fischio di troppo forse li disturba, in particolare Garcia. Ecco, lei ha la stessa impressione in questo senso?
L'impressione la danno loro stessi, la dà Garcia stesso, perché la prestazione di Garcia a Marassi, ma direi anche a Pescara, sì, direi, quindi chiaramente una prestazione totalmente diversa rispetto per esempio a quella fornita ieri, e quindi diciamo che il ragazzo sente eccessivamente il peso del Barbera, però sono giovani, hanno davanti la possibilità seria di affermarsi in questa categoria e in questo campionato, di conseguenza bisogna che si rimbocchino anche loro le maniche e cerchino di sfatarlo questo tutto, perché le partite sono sempre uguali, si gioca a Palermo come si gioca a Pescara, come si gioca a Genova, di conseguenza si va in campo, c'è un rettangolo verde e ci sono 22 calciatori che si contendono una palla e cercano di primeggiare, di conseguenza il fatto di giocare a Palermo o rispetto a un altro giocatore di Serie A, queste cose le deve superare. Ecco, c'è una componente psicologica che ovviamente avevamo notato, è anche umano direi che sia così, ed era evidente nella difformità di performance tra le gare esterne ed interne di Santiago Garcia, forse anche un po' di Michel Morganella. Direttore, in termini di esperienza, quindi di pelo sullo stomaco, se ci sarà la possibilità farà qualcosa a gennaio anche sulle corsie? Senza ovviamente voler penalizzare i ragazzi che stanno facendo bene. No, io dico una cosa, ho detto e lo confermo ancora oggi. Tutto quello che c'è da fare per migliorare la squadra, per far lievitare un po' il tasso della squadra, noi non lasceremo niente di intentato. Faremo tutto quello che c'è da fare. Allora direttore, giro le domande dei tifosi, che sono tantissimi, complimenti per l'approccio ovviamente carismatico, di grande personalità che lei ha avuto da quando si è insediato nel suo nuovo ruolo, complimenti ovviamente anche per la sua competenza, ma non stiamo lì a dilungarci perché è la storia che parla per lei in questo senso. Allora, curiosità da parte dei tifosi, si concentrano in particolar modo su Yasmin Kurtic, che ieri ha fatto davvero una buona gara, ma anche su Nicolas Viola. Ecco, chiedono cos'è meglio per il loro futuro, tra virgolette, se rimanere qui, giocare magari poco o andare a collezionare minutaggio altrove. Ma intanto Kurtic penso si stia ritagliando uno spazio suo e penso che abbia qualità di un certo tipo, di un certo spessore. Perdurando questo modulo di gioco, il Palermo attualmente gioca con 4 centrocampisti nella linea di mezzo e l'idea è di avere, passa l'idea del concetto di coppia per ruolo, sì, quindi ogni ruolo deve essere coperto da due elementi. Attualmente in mezzo al campo il Palermo c'ha Rios, c'ha Barreto, c'ha Viola, c'ha Kurtic, i due per quanto attiene ai due mediani, di conseguenza come c'è stato spazio per Kurtic ci sarà spazio anche per Viola, che l'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti più in gamba di tutta la Serie B, quindi loro devono soltanto rimboccarsi le maniche e dare dimostrazione di essere disponibili e avere le qualità per poter mettersi questa maglia, che è una cosa importante. Le maglie in genere pesano perché dietro le maglie c'è la passione, c'è il calore della gente, c'è il sentimento di un popolo, quindi i giocatori devono anche dimostrare di possedere questi requisiti per interpretare certi ruoli, di conseguenza al momento che dovessero dimostrare tutte quelle che sono le loro capacità, non ci sarebbero assolutamente preclusioni per nessuno.